Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al chiostro letterario qui a Lamezia in compagnia di Rita Giura, che oltre ad essere una mia collega è un'amica, e ha scritto un anno fa un libro molto bello, divertente e che comunque io so che ha riscosso un bel successo, che si chiama Prego digiti il PIN, anche se questa sera è Prego ridigiti il PIN. Le chiediamo ovviamente, oltre a come è nata questa avventura letteraria, anche se l'idea di scrivere un libro le ha fatto ripercorrere mentalmente tutta la sua carriera lavorativa, con gli aneddoti, perché ce ne sono stati tanti, e che comunque le hanno lasciato qualcosa, e lei ha lasciato qualcosa a noi, che sono questi racconti. Allora, innanzitutto il Prego ridigiti il PIN è per l'ennesima volta questa proposizione del libro dopo un anno dalla pubblicazione e dalla diffusione. E scherzosamente qualcuno ha scritto un qualcosa al riguardo: se sbagli per tre volte il PIN dopo ti blocco, quindi qualcuno che potrebbe pensare questo dice: se ci riproponi nuovamente un libro del genere ti blocchiamo, nel senso che più, quindi questo sa significare che io non ripeterò questo tipo di esperienza, anche perché è unica, anche perché ce ne sarebbero tanti ancora di situazioni simpatiche da raccontare, ma ci vorrebbe proprio una Bibbia da questo punto di vista. Però così mi sono divertita a prendere gli aspetti più salienti, e quindi mi sono divertita io e credo, da quello che ho sentito, si sono divertiti anche gli altri e gli utenti che si sono riconosciuti molto spesso in alcune di queste storie che ho scritto qui in questo piccolo libro. No, io stavo semplicemente dicendoti che questo piccolo libro, come tu lo chiami, comunque racconta delle vicende umane in maniera molto simpatica. I postali ovviamente ci riconoscono perché ne vedono tutti i colori tutti i giorni, ma anche i clienti, perché lo dicevi tu, qualche cliente può riconoscersi soprattutto nell'operatività, perché molte volte si è spaesati, si dicono cose, si sentono cose che soltanto nei film, e tu li hai raccolti in un libro. Di questo libro c'è qualche aneddoto particolare che ti ricorda magari una giornata dove hai detto basta, non ce la faccio più, e forse il libro è nato anche dal forse non ce la faccio più? Beh, ce ne sono tante, non vorrei nemmeno spoilerarle a questo punto, ce ne sono tante, e uso un termine del tipo di qualcuno che ha scritto un romanzo da premio Campiello, in realtà sì, ce ne sono, ci sono tante situazioni in cui l'operatore di sportello si trova in una situazione di saturazione, però poi c'è, diciamo, quell'aspetto che poi è tipicamente aziendale dell'etica, dell'atteggiamento che sia il più professionale possibile, però quello che mi interessava era soprattutto l'aspetto umano, perché comunque siamo degli umani, non solo gli utenti ma anche gli operatori di sportello, quindi mi interessava questo aspetto più che altro, e quindi che poi comunque è divertente, e il motto è che se il lavoro non è divertimento, almeno lavoriamo divertendoci. Assolutamente, i proventi del libro sono devoluti a Open Space, che poi è l'associazione, cioè dove noi oggi presentiamo il libro. Ci vuoi dare qualche informazione su Open Space e anche ovviamente su dove acquistare il libro, chi lo volesse ancora acquistare online? Allora, intanto questa serata di stasera farà parte di una rassegna di Open Space, che è un'associazione culturale, associazione di promozione culturale e sociale, e che abbiamo appunto creato insieme ad altri ragazzi, infatti sono l'elemento vintage della situazione, lo dico sempre, per cui parte di quei proventi di questo libro andranno all'associazione. E Open Space è un'associazione che opera appunto nel Lamettino, ha già realizzato due progetti che ha finanziato la Regione Calabria, quindi ancora noi ci proponiamo da questo punto di vista proprio per un tentativo di diffusione culturale, anche attraverso l'invito di alcuni personaggi di un certo livello, e soprattutto anche per incentivare un po' questo interesse, a vivacizzare un po' la città, che comunque lo è, non siamo noi che abbiamo contribuito a questo, ci sono tante associazioni, tante bellissime esperienze, e noi siamo una piccola parte che tentiamo anche
di vivacizzarla da questo punto di vista. Mi sembra giusto, effettivamente qui è un punto di ritrovo da sempre per la cultura e non solo. Effettivamente noi lo vediamo non solo per le presentazioni, ma proprio per quello che è poi la ricaduta sul territorio, per l'editoria soprattutto, ma anche per la cultura in generale. Domanda: dove è possibile reperire il libro? Ripeto, questo libro è l'unica esperienza, non ce ne saranno altre? No, non ci puoi spoilerare nulla? No, ce ne saranno altre che propinerò nuovamente al mio editore, che è Marco Marchese, la casa editrice Officine Editoriali da Cleto. Quindi per acquistare il libro eventualmente si può fare riferimento al sito www.officinedacleto.it, spero che sia così, e Marco non... Te lo correggo io perché quello mi uccida, Officine Editoriali da Cleto.it. Dio, non mi pubblicherà più niente a questo punto, vabbè. Per cui si può tranquillamente reperire lì, oppure insomma agli amici o chi mi conosce, io tranquillamente glielo posso fare avere. Sulla pagina Facebook, perché tu hai anche una pagina Facebook. Sì, ho la pagina Facebook, poi i miei amici contribuiscono anche su Instagram, quindi loro mi propinano e quindi niente, insomma è abbastanza, da questo punto di vista sono molto caldeggiato. E quindi cosa vi devo dire, se non acquistate questo libro che è già uscito un anno fa, ma volete diffonderlo in tutta Italia, non so, è andato oltre, no, oltre Alpe no, però sicuramente in tutta Italia. Io so dal mio editore Marco che ci sono state appunto richieste anche altrove, non soltanto da quelli che sono comunemente i colleghi, quindi gli operatori di sportello, ma anche da persone che insomma si volevano dilettare a passare un po' di tempo così, divertendosi o sorridendo quantomeno. Quindi prego, Digital Pin di Rita Giura è online, lo potete acquistare, diciamo, prima Officine Editoriali da Cleto, ma se andate sulla sua pagina Facebook, cercatela, incrementiamo il profilo social di Rita Giura. Riccardo Cristiano, libri.tv.